Ciao a tutti, oggi prepareremo la torta mandorlata. Il tempo di preparazione della ricetta è di 50 minuti circa. Gli ingredienti sono farina di tipo 00, mandorle, latte di mandorla, zucchero, vanillina, uova, lievito per dolci, sale, granella di mandorle e mandorle alle lamelle. Andiamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale le facciamo tritare per 10 secondi a velocità 10. Mettiamo da parte in una ciotola la farina di mandorle. Senza lavare il boccale, adesso andiamo a polverizzare lo zucchero. Mettiamo lo zucchero all'interno del boccale, chiudiamo con il coperchio il misurino e lo facciamo polverizzare per 10 secondi a velocità 10. Riuniamo sul fondo del boccale lo zucchero. Aggiungiamo la farina di mandorle. La farina. Il pizzico di sale. La vanillina. Adesso chiudiamo con il coperchio il misurino e azioniamo per 10 secondi a velocità 10. Riuniamo un po' sul fondo del boccale. Aggiungiamo le uova. Il latte di mandorla. Chiudiamo con il coperchio il misurino e azioniamo il bimby per 1 minuto a velocità 5. Aggiungiamo il lievito. Chiudiamo con il coperchio il misurino e azioniamo il bimby per 1 minuto a velocità 5. Nel frattempo abbiamo preso uno stampo con apertura a cerniera del diametro di 24 cm, abbiamo rivestito il fondo con carta da forno e unto i bordi con lo staccante per teglie. Il composto è pronto, trasferiamolo nello stampo a cerniera. Dopo aver trasferito il composto nello stampo, completiamo con le lamelle di mandorle. Adesso inforniamo a forno preriscaldato statico a 180 gradi per 40 minuti circa. La torta è cotta, lasciamola raffreddare del tutto prima di rimuoverla dallo stampo.
Torta mandorlata. Grazie e alla prossima ricetta.